Bene, ci ritroviamo per questa seconda parte, sempre con Antonio Castriotta, opinionista, ma allo stesso tempo attento osservatore della classe arbitrale. Che cosa ti passa sul taccuino quando devi esprimere un giudizio, soprattutto nei confronti di un collega? Beh, ciò che mi colpisce di un arbitro è sicuramente la personalità, quindi l'ascendente, la capacità da parte dell'arbitro di farsi accettare dai calciatori con un dialogo costruttivo e quindi di far accettare e far recepire tutte le sue decisioni come giuste, ovviamente. Se l'arbitro è in grado di avere ascendente sui calciatori ed è anche dotato dal punto di vista atletico, quindi sempre presente nelle azioni top, nel vivo dell'azione e quindi sarà sicuramente in grado di esprimere delle corrette valutazioni. Beh, sicuramente è un lavoro comunque allo stesso tempo come quello dell'arbitro, affascinante, perché l'arbitro giudica la partita, tu devi giudicare E certo, l'operato del direttore di gara. Ve ne sono di arbitri buoni comunque in questa categoria, anche perché abbiamo notato come sin dall'inizio del campionato arrivano arbitri con una certa preparazione, con una certa personalità, che effettivamente seguono con molta attenzione il gioco. È una classe che comunque si sta manifestando qualitativamente buona in questo campionato, almeno per quello che si è visto a Manfredonia. Un po' meno succedeva nei campionati di eccellenza. Io so che non posso, non posso estrapolare da te veri e propri giudizi con tanto di tabella e di voto, però nel complesso migliora qualitativamente la capacità e soprattutto migliora anche lo spessore degli arbitri, soprattutto nel campionato di Serie D. Beh, certamente, a tal proposito, anche per dare alcune chicche ai telespettatori, perché il mondo arbitrale è un mondo molto criticato, generalmente gli spettatori, cioè coloro che assistono agli incontri di calcio, sono lì con il fucile puntato, tra virgolette, aspettano l'errore dell'arbitro per costruire poi una polemica che si protrae nei bar e tutto il resto. Però si dimentica molto spesso che questi giovani arbitri fanno dei grandissimi sacrifici per arbitrare. Quindi generalmente l'età media di arbitri di Serie D si attesta ai 24-25 anni ed è gente che fa migliaia di chilometri per venire ad arbitrare, prendono aerei e tutto il resto. Non soltanto, si allenano anche 5 volte a settimana, osservano un programma di allenamento che viene deciso da grossi preparatori atletici che poi sono a Coverciano, Carlo Castagni all'epoca, ricordo quando arbitravo io, seguono una dieta. Mantengono il peso praticamente in forma, quindi sono anche controllati dal punto di vista del peso, e si frequentano un polo di allenamento nazionale, quindi si allenano con arbitri che poi fanno la Serie A, la Serie B, assistenti e tutto il resto. Quindi ci sono dei grandi sacrifici dietro all'arbitraggio. Per cui l'errore è umano, ci può stare, ma c'è sempre comunque la buona fede e questo è un dato che deve essere messo sicuramente in rilievo. Per il resto la qualità degli arbitri italiana è eccelsa, nonostante diciamo qualche errore, ma questo, ripeto e torno a dirlo, fa parte degli esseri umani Ma sbagliare. tu credi alla sudditanza psicologica dei direttori di gara, soprattutto, ecco, quando si va a parlare di campionati importanti come quello di Serie A? No, io non credo alla sudditanza psicologica, io credo che anche nei campionati di Serie A, anche se diciamo, quando si vedono le partite in TV può sembrare semplice arbitrare, invece credo, io mi sono fermato alla Serie D, credo che sia veramente tanto difficile arbitrare in Serie A, anche perché ci sono migliaia di telespettatori, vi sono 25-26 telecamere e ogni operato dell'arbitro è centellinato, cioè esaminato con tante telecamere, con diverse angolazioni, quindi ciò che si percepisce con la moviola sicuramente non corrisponde a ciò che l'arbitro in una frazione di secondo ha dovuto vedere in campo e ha dovuto decidere. Quindi non credo che se l'arbitro commette un errore lo commette per sudditanza psicologica, lo commette perché in quel momento ha errato una valutazione, ma sempre con la buona fede. Benissimo, vabbè, non potevamo
ovviamente aspettarci un giudizio diverso, perché credo che sia anche giusto da parte tua esprimerti in questi termini. Chiaramente condivido anche quello che hai espresso, perché effettivamente è difficile trovare arbitri italiani sui quali v'è da sospettare un atteggiamento a favore o contro di qualche società sportiva. E d'altronde, visto che io sono qui, Vincenzo, permettimi di precisare una cosa. L'arbitro che va in campo a tutti i livelli, a partire dal settore giovanile sino alla Serie A, ma la Serie A sempre e comunque, ha un osservatore. In Serie A vi è un osservatore che va ad esaminare la prestazione dell'arbitro e redige poi una relazione sull'arbitro, che tiene conto praticamente della prestazione sotto diversi aspetti: disciplinare, tecnico, comportamentale, stato di forma e tutto il resto. E se l'arbitro incorre in un errore, chiaramente l'errore verrà evidenziato dall'osservatore, e evidenziando degli errori è chiaro che viene assegnato un voto alla prestazione dell'arbitro in quella partita, e se il voto chiaramente è negativo ci saranno poi delle ripercussioni, nel senso che l'arbitro poi non potrà fare partite di cartello, viene assegnato a partite che hanno minore importanza. Quindi se viene assegnato a partite che hanno minore importanza, anche il prestigio dell'arbitro in qualche modo ne risente, e conseguentemente l'arbitro che dirige un incontro lo fa sicuramente per esprimere il massimo della sua prestazione, non va mai in campo per danneggiare una squadra a vantaggio di un'altra. È chiaro che poi in un determinato frangente della gara, o perché è mal posizionato, oppure perché c'è stata una situazione particolare che non è stata ben valutata, ben rilevata e ben valutata, può incorrere nell'errore, ma non lo fa mai per danneggiare una squadra a vantaggio di un'altra, anche se poi l'errore è normale, che è chiaro, conseguentemente avvantaggia una squadra e non la squadra che subisce una scelta sbagliata da parte dell'arbitro. Certo. Io intanto vorrei preannunciare il fatto che fra qualche istante manderemo in onda la vignetta realizzata da Paolo Riccardi, il tempo di organizzarci e quindi di dare alla regia qualche secondo per organizzarla. Io invece vorrei rivolgere qualche altra domanda ad Antonio, anzi prima di iniziare con i servizi vorrei giusto per concludere la parentesi Manfredonia sentire un tuo giudizio. 18 punti sono giusto la metà di quello che occorre alla matematica, se vogliamo, a fine campionato. 36-37 punti sono i punti necessari per poter avere una certa dose di tranquillità, o comunque per ottenere una permanenza sul campo, senza eventualmente la coda dei play-out, come nel caso di chi deve salvarsi, a meno che poi non aumenti il ritmo delle squadre di sotto, per cui poi dei 36-37 punti occorrono invece qualcuno in più, tipo si arriva a 39-40-41, però la media è quella dei 36-37 punti, sì, per avere la matematica certezza. Metà del cammino è stato fatto da parte del Manfredonia, credi che abbia una certa tranquillità la squadra per poter puntare a ottenere stessa sorte di punti, se vogliamo, anche nel girone di ritorno? Sì, credo di sì. Cioè, proprio ieri sera ne parlavo con il tuo collega, con Giovanni Ognissanti. Anzi, ne approfittiamo per salutare Giovanni. Salutiamo Giovanni, che non ha potuto partecipare a questa trasmissione per impegni. E niente, si parlava, e credo che giustamente, come hai rilevato, quest'anno, secondo l'andazzo del campionato di Serie D, secondo quella che è la posizione in classifica delle squadre che lottano per non retrocedere, potrebbero essere sufficienti anche 36-37 punti per avere la matematica salvezza. E guardando a quello che è stato l'evoluzione del campionato del Manfredonia, quindi dalla prima partita ad oggi, e considerando che il Manfredonia è corso ai ripari e quindi ha comunque acquistato dei calciatori che hanno dato un assetto tattico e tecnico molto più importante rispetto al passato, quindi adesso abbiamo giocatori di esperienza quali Colombaretti e Romito, che sicuramente nella seconda fase del campionato daranno un apporto significativo a questa squadra, con l'innesto anche di Bozzi. Credo che questa squadra
nella seconda fase del campionato e considerando anche che avremo parecchie partite in casa contro diretti avversari dovremmo, lo spero, raggiungere una certezza matematica per la nostra salvezza quanto prima, insomma, e ci divertiremo. Benissimo, quindi auspichi che ci si possa divertire, nel senso che si andrà ad ottenere molto probabilmente anche con un certo anticipo i punti necessari, si andranno a ottenere i punti necessari per salvarsi e poi dopo eventualmente ci si può divertire o pensi già a una eventualità di belle partite concretizzate dal Manfredonia anche nel corso della stagione, al di là poi del risultato finale della salvezza? No, Vincenzo, io sono abbastanza fiducioso, io in tempi non sospetti affermai anche pubblicamente, anche in TV, che questa era una bella squadra, era sicuramente una bella squadra guidata da un ottimo tecnico, Vadacca, di cui sentiremo parlare per il futuro. Questa squadra è stata impostata sui giovani ovviamente, ma la società, grazie al direttore sportivo Leo Di Toro, è corsa ai ripari, quindi ha comunque capito che oltre ai giovani occorrono anche calciatori di esperienza in questo campionato, perché poi è un campionato difficile, non ce lo dimentichiamo, specie il girone A, che è sicuramente tra i gironi più difficili del campionato nazionale dilettanti. Visto che ci sono le pugliesi, che sono squadre toste, molto forti, e poi i campionati campani, le squadre campane sono campionati ostici anche per i fattori ambientali, che sono molto determinanti nelle partite, e conseguentemente si è corso ai ripari prendendo, diciamo, Colombaretti, che è un giocatore di esperienza, anche se non è al massimo della forma, ma credo che il mister farà di tutto per riportarlo in forma, e Romito, che è un beniamino, quindi è il valore aggiunto di questa squadra, è sicuramente colui che all'interno dello spogliatoio darà la carica ai giovani per far sì che si esprimano al massimo durante le gare che il Manfredonia dovrà disputare d'ora in avanti. Detto questo, abbiamo già evidenziato l'ottima prestazione di Bozzi, che sicuramente darà un apporto significativo per l'attacco di questo Manfredonia, e con questi presupposti credo che ci divertiremo nelle prossime gare casalinghe che ci vedranno comunque impegnate con dirette concorrenti, e sono più che certo che il Manfredonia raggiungerà la salvezza senza alcun affanno. Un altro calciatore che mister Vadacca ha messo nella mischia, era stato un po' accantonato, però adesso sono due o tre partite che lo sta utilizzando a pieno ritmo, è Matteo Totaro, che sta dando davvero un bel contributo al Manfredonia. Allora, è un altro beniamino locale, Matteo. Allora, Vincenzo, mi hai letto nel pensiero. Allora, evidenziai dopo la partita con la Fidelis Andria, affermai senza alcun problema che per me il migliore in campo in quella partita era stato Totaro. Sicuro. Sicuramente. E anche nella partita con il Sansevero credo che debba essere evidenziata la prestazione di Matteo Totaro. Allora, sentivo dire in tribuna che, cioè, viene da ridere perché probabilmente è vero, che diversi calciatori del Sansevero sono andati via con le caviglie gonfie, probabilmente perché l'espressione, diciamo, era in dialetto manfredoniano ovviamente, questo perché Matteo Totaro è un giocatore che ha polmoni d'acciaio, corre tantissimo, non si arrende mai, quindi sicuramente sente tantissimo l'appartenenza a questa società. Quindi è nato in questa società e quindi l'attaccamento alla maglia è molto forte, e mister Vadacca questo lo ha compreso, e sicuramente questo ragazzo avrà modo di le ha già mostrate le sue qualità, però probabilmente le conoscevamo ampiamente, le conoscevamo dalle passate stagioni, le conoscevamo ampiamente, però se avrà continuità e quindi avrà possibilità di giocare con continuità, questo ragazzo non potrà far altro che crescere, sì. Quindi dare un apporto molto significativo, non ci dimentichiamo che è un giocatore molto giovane, sì, infatti. Quindi gioca in Serie D, i suoi apporti sono sempre significativi, non era facile fornire una prestazione di tal livello con l'Andria, che è una squadra fatta di campioni nella categoria dei dilettanti, quindi è stato determinante
per l'attività di pressing che ha fatto, diciamo, in quella partita, infatti, oltre agli assist che poi hanno determinato il pareggio da parte del Manfredonia. Ricordiamo che eravamo sotto di 2 gol, per cui un elogio veramente. Assist perfetto per esempio per De Vita, che ha permesso a De Vita di realizzare quel gran gol che esattamente ha fatto esultare il Miramare. Quindi, ti riconosco di avermi letto nel pensiero, perché pensavo che mi mancasse qualcosa in questa trasmissione, e quindi quello di evidenziare le doti tecniche di questo ragazzo, che sicuramente avrà modo di far parlare di sé. Bene, facciamo tanti auguri a Matteo Totaro per questo ritrovato ardore con la maglia del Manfredonia. Tra l'altro è un calciatore che davvero merita tanta stima, perché la sta dimostrando vero e proprio attaccamento alla maglia. Io direi, se è pronta la vignetta di Paolo Riccardi, ecco, no, non è questa la vignetta, questo è, se non sbaglio, Lino Troiano. Abbiamo una vignetta dedicata a Don Andrea Papagno. Non so se il nostro Andrea ha pronta la vignetta, eccola qui. Don Andrea Papagno, devi sapere che è stato per tanti anni il testimonial spirituale del Manfredonia, un grande sportivo, ha seguito il Manfredonia da sempre. E proprio perché siamo in clima natalizio, il nostro collaboratore Paolo Riccardi ha pensato di ricordare Don Andrea, che purtroppo non è più con noi da qualche anno, ha pensato di ricordarlo, perché è una figura davvero molto bella, un sacerdote sincero che ha seguito il Manfredonia, è stato tifoso. E proprio in una settimana come questa, in cui ci dobbiamo ricordare anche di chi non ci sta più, perché sono tanti quelli che non stanno più con noi, non ci sono più, e che guardano il calcio anche dal cielo, dall'alto, Don Andrea senz'altro continua a tifare per questo nostro Manfredonia. Don Andrea Papagno, secondo la matita, la penna, l'arte di Paolo Riccardi, una bella realizzazione. Davvero ringraziamo il nostro amico e collaboratore Paolo Riccardi per questo bel ricordo dedicato a Don Andrea Papagno. Credo che tu hai avuto modo di guardarlo, di vederlo in qualche occasione, quando forse eri più ragazzino e seguivi il Manfredonia. No, io lo ricordo Don Andrea Papagno, ma credo che anche quando il Manfredonia militava in prima divisione, seconda divisione, se non sbaglio, lo abbiamo visto spesso in tribuna, e quindi ricordo benissimo che arrivava puntuale alle 2:30, si posizionava in tribuna, veniva salutato da tantissimi tifosi manfredoniani, e quindi era una presenza fissa, rassicurante anche per certi versi. Quindi era come la suora che andava a vedere le partite della Lazio, no? Sì, ricordi, certo, in qualche modo. Certo. È stato sui generis sotto questo profilo, perché è difficile vedere un parroco con l'arbitro tarare tra i tifosi allo stadio. Quindi era sicuramente una bella presenza. E con affetto lo ricordiamo, ovviamente, ci manca. È vero, ci manca, d'accordo. Abbracciamo Don Andrea Papagno per questo ricordo bello che è stato realizzato da Paolo Riccardi. Ricordiamo che Paolo realizza da qualche settimana vignette dedicate al mondo del calcio, collegato ai colori biancocelesti al Manfredonia. Questa è proprio bella, perché è stata realizzata ricordando una figura che non c'è più, e credo che Paolo sia pronto anche per realizzare qualche altra vignetta dedicata a personaggi collegati al Manfredonia che non ci sono più e che hanno lasciato davvero un bel ricordo. Uno fra tutti, il professor Pizzigallo, che davvero è stata una bellissima persona per il Manfredonia e per la storia del calcio sipontino. Io direi di partire invece con i servizi a disposizione. Dovremmo avere a disposizione proprio la gara di cui abbiamo parlato, che ha permesso alla Fidelis Andria di vincere in quella di Biceglie per 2-3
2-3 perché l'Andria giocava in esterna, l'Andria che vola in questo caso, infatti il team Svevo ha allungato il passo rispetto al Potenza. L'uomo della giornata è Moscelli, quel tanto vituperato qualche volta Moscelli, che invece è tornato davanti ai suoi tifosi e ha deciso la gara realizzando il gol della vittoria, consegnando all'Andria il titolo di campione d'inverno. È strano questo calciatore così bravo, così tecnicamente dotato, così forte pur con l'età che si ritrova, che però ogni tanto dimentica le regole del galateo. Eh sì, può succedere, anche se poi chiaramente è stato contattato Moscelli da Antonio Baldassarre in una trasmissione radiofonica, ovviamente, e quindi è richiesto di fornire delle spiegazioni in ordine. Lui ha detto che non aveva visto l'avversario a terra. Lui ha riferito in questo modo, che chiaramente poi ha tirato fuori il discorso del regolamento, dell'uomo sanguinante, oppure del grave infortunio, però mi sono sentito di replicare in qualche modo dicendo che se questa cosa accade nei minuti iniziali della gara, quindi la gara ha tutta la possibilità di esplicarsi poi in qualsiasi modo, quindi non eravamo nei minuti finali della gara dove la Fidelis magari aveva interesse a segnare una rete o altro, quindi magari era in svantaggio, parliamo dei minuti iniziali della gara, quindi se avesse messo il pallone in rimessa laterale per far soccorrere il calciatore non sarebbe accaduto nulla. Però in quel momento si è sentito di fare in questo modo e nulla, cioè, non possiamo fare altro che accettare la sua decisione, seppur censurabile per qualche verso sotto il profilo chiaramente della sportività. Bene, io direi di andare con il servizio. Intanto vorrei anticipare proprio il gol di Moscelli che ha permesso all'Andria di vincere la partita, gol realizzato da un ex, erano tanti gli ex in questa partita, Moscelli ha pennellato un gol da 25 metri che chiaramente ha permesso alla squadra per la quale in questo momento milita di vincere la partita. Andiamo con il servizio. Questo gol allo scadere dell'ex Moscelli, un calcio piazzato da oltre 30 metri all'89esimo, regala al popolo azzurro andriese una domenica da sogno. È la prima seria fuga della Fidelis. Di fronte un Bisceglie che non demerita, ma che può recriminare per non aver sfruttato l'uomo in più nei 15 minuti finali, quelli che hanno invece consacrato la supremazia della capolista. Bisceglie a menare le danze in avvio, Fidelis che si affida al contropiede, tattica che paga. Minuto 24, Olcese approfitta di una palla persa da Guadalupi, lancio per Riccardo Lattanzio che dopo un dribbling depone la sfera nell'angolo basso dove Licastro non può arrivare. Al 40esimo però il Bisceglie impatta, Zotti cerca di ingannare Cilli con un pallonetto, in realtà ci riesce ma Allegrini salva sulla linea, palla viva che d'ancora in mischia in corna a rete. Quando il parziale sembrava chiudersi in parità, ecco il nuovo sorpasso andriese. Strambelli disegna un assist perfetto ancora per lo scatenato Riccardo Lattanzio, che sfugge alla Criola e solo dinanzi a Licastro realizza. 2-1 per la Fidelis ed intervallo, prologo ad una ripresa incandescente. 9 minuti bastano ai bisceglesi per tornare in parità. La Carra protegge un pallone al limite dell'area e serve Presicce, smarcato, che batte ancora Cilli. La Fidelis accusa il colpo al 68esimo. Arriva l'espulsione di Olcese a sbilanciare ulteriormente gli equilibri. De Luca sbilancia il Bisceglie a caccia del gol vittoria, ma sarà punito. 2 dal termine, Moscelli disegna una parabola perfetta che vale il 3-2. La Fidelis spicca il volo e stavolta per davvero. Beh, un gran bel gol, anche se bellissimo. Sottolineavi che il portiere forse ha sbagliato l'intervento o comunque si è fatto sorprendere un po' troppo da Moscelli. Un gol comunque davvero
una realizzazione, esecuzione che ha mandato l'Andria in visibilio e ha permesso all'Andria stessa di vincere questa partita. L'Andria che chiaramente continua a dominare il torneo e, come dicevi, anche nella prima parte senz'altro vincerà questo campionato. Sì, sicuramente va sottolineato il gol di pregevole fattura realizzato da Moscelli, anche se ravviso una leggera responsabilità da parte del portiere sul secondo palo, insomma, voglio dire, per come era stata posizionata il calcio di punizione, probabilmente un gesto tecnico differente avrebbe potuto evidenziarlo. Detto questo, sicuramente, come ho evidenziato nella prima parte della trasmissione, questa Fidelis è sicuramente la squadra tecnicamente più dotata di questo campionato e credo che lo abbia dimostrato ieri andando a vincere su un campo difficile, quello del Biceglie. Questo era un derby, sicuramente il derby, il big match più bello del campionato nazionale dilettanti. Che poi sia finito 3-2 lo rende ancora più bello. Quindi sicuramente è stata una partita, come abbiamo visto dal servizio, molto intensa, laddove voglio dire, la Fidelis era passata in vantaggio per 2-1, poi c'è stato il 2-2 e poi c'è stata questa pennellata, questa punizione magistrale calciata da Moscelli nei minuti finali della gara, che ha consentito quindi all'Andria di capitalizzare la posta in gioco e quindi di vincere questa partita e di allungare sulle immediate pretendenti alla vittoria finale, quindi a porre a 6 punti il Biceglie e a 5 punti il Potenza, e credo che di questo passo la Fidelis vincerà il campionato senza alcun problema. Sì, effettivamente, per quello che sta dimostrando, la Fidelis potrebbe ottenere la vittoria del campionato se proseguisse anche nel girone di ritorno con questo ritmo, senz'altro otterrà la vittoria del torneo. Un'altra partita che abbiamo seguito è quella del Brindisi, il Brindisi che ha battuto l'Arzanese per 5-1, hanno vinto e convinto i brindisini col bel gioco, poi con la tripletta realizzata da Molinari. Molinari si è assestato al primo posto nella classifica capocannonieri con 13 gol realizzati al momento, un bel bottino soprattutto per il girone di andata. Molinari ha fatto 3 gol, 5-1 il risultato, poi commentiamo quello che si è visto, quello che vedremo nel corso di questo servizio, quindi può andare il servizio tra Brindisi e Arzanese con la vittoria per 5-1 del Brindisi. Un Brindisi straripante firma la quarta vittoria consecutiva sulla malcapitata Arzanese. La partenza è shock per i campani, 2 reti in 11 primi. In entrambi i casi la firma è di Molinari. Un 1-2 che stordisce l'Arzanese, incapace di reagire. Ancora un grossolano errore al 17esimo, ma il 3-0 è solo rimandato. A siglarlo è Varsi, abile a sfruttare una ingenuità difensiva della retroguardia campana. 3 minuti dopo il gol della bandiera dell'Arzanese con Barone. La ripresa è fiacca, padroni di casa che al 66esimo chiudono definitivamente il match. Rete del poker che porta ancora la firma di Molinari, autore dunque di una tripletta. Sui titoli di coda il 5-1 per il Brindisi con ancora all'88esimo. La realizzazione con i titoli di coda di Ancora, 5-1, vittoria che ha convinto i brindisini, bel gioco comunque da parte di questa squadra che ha lasciato comunque al Manfredonia il nostro Romito. Sì, sicuramente questa è una squadra che esprime un bel gioco, fortunatamente ha consentito a Ivan Romito di tornare a casa sua, quindi nel suo stadio, e quindi di continuare a ricevere l'affetto dei suoi tifosi.
ricordiamo bene, ha passato a Manfredonia tantissime stagioni, quindi è nato con questa società, quindi è giusto che sia tornato a casa e quindi anche per stare vicino ai suoi cari, gli affetti di famiglia e poi i suoi cari tifosi che non avevano gradito la partenza di Ivan Romito. Detto questo, un po' chiuso dal suo compagno di squadra anche a Manfredonia, Polidori, che effettivamente nel Brindisi riveste più o meno lo stesso ruolo di Romito. Ah, certo, quello sì, poi in questo caso è determinante anche l'età del calciatore, sicuramente avendo Romito qualche anno in più rispetto a Polidori, la società ha preferito in questo caso dare fiducia a Polidori anche per il futuro ovviamente, però in questa squadra e quindi nella nostra squadra sicuramente l'apporto di Romito sarà molto ma molto significativo per l'esperienza che ha maturato anche in campionati di categoria superiore rispetto, lo sappiamo benissimo, è un dato notorio rispetto al campionato di Serie D, oltre ad essere determinante come fattore aggregante all'interno dello spogliatoio, e quindi sicuramente potrà dare un apporto importante per il futuro. Apporto di Romito, se poi si aggiunge a questo apporto di Romito questa presenza di Bozzi, che è un calciatore ritrovato almeno per quello che ha fatto vedere nei 45 disputati al Miramare in occasione del derby contro il San Severo. Se poi aggiungiamo il ritorno in formazione di De Vita, che sta esplodendo come calciatore, e se poi andiamo ad aggiungere il rientro di La Porta, davvero ci potrà essere del divertimento per il girone di ritorno. Beh, certo, questa società ha avuto la sfortuna di perdere il perno principale della squadra, ossia Antonio La Porta, a causa del grave infortunio che ha subito, grave tra virgolette per un calciatore, credo star fermi diversi mesi è una grave sventura, in un momento in cui invece il calciatore si stava esprimendo ai suoi massimi livelli, quindi il Manfredonia aveva davanti un unico attaccante regista, quindi gravava tutto il peso dell'attacco su Antonio La Porta, quindi noi speriamo di riaverlo in squadra molto anche velocemente. Anche se c'era qualche sirena nel periodo in cui poco prima di infortunarsi La Porta stava subendo l'aggressione di qualche sirena che lo voleva portare da qualche altra parte, chissà poi come sarebbe andata a finire, però ecco, non tutti i mali vengono per nuocere, adesso avrà il tempo per riprendersi e senz'altro tornerà a indossare la maglia del Manfredonia quando tornerà in campo. Beh, sicuramente sì, noi non vediamo, noi come tifosi non vediamo l'ora. Abbiamo fatto un discorso egoistico. Ah però. No, certo, noi non vediamo l'ora di vederlo in campo, anche perché con questi nuovi acquisti e con il rientro di La Porta avremo modo di divertirci al Miramare. Sicuramente questi calciatori, se metteranno in pratica quelli che sono gli insegnamenti, i movimenti tattici che il mister durante gli allenamenti gli insegna, sicuramente avremo modo di divertirci, e quindi sono calciatori che, di spessore, che daranno un apporto molto significativo. Ecco, tu hai detto durante il corso della prima frazione, parlando di Vadacca, hai detto che è un trainer, un allenatore del quale sentiremo parlare in futuro. Sì, io di questo sono ben certo. Non dimentichiamoci il Vadacca per quello che ha dato a questa società, prima di tutto. E durante la sua permanenza a Manfredonia, credo che si possa dire senza ombra di dubbio che sia stato il calciatore più forte che abbia militato a Manfredonia. Nella storia del calcio sipontino, sicuramente, professionistico ovviamente, lo sto vedendo benissimo nelle vesti di allenatore. Quando la società l'anno scorso ebbe il coraggio di prenderlo, stavamo passando un periodo buio, la società stava attraversando un periodo buio, venivamo fuori da diverse sconfitte, poi abbiamo preso Vadacca e grazie a Vadacca, qualcuno probabilmente non sarà d'accordo, siamo riusciti chiaramente a raggiungere la salvezza. Quest'anno
Mi ha stupito già nella partita di Coppa Italia vedere questa squadra fatta da calciatori giovani e non sicuramente conosciuti. Ti riferisci al derby col Biceglie? Sì. E non sicuramente conosciuti, correre in campo, dare l'anima per questa squadra, triangolazioni, passaggi veloci, dinamicità. È evidente che poi col tempo qualche piccolo limite è venuto fuori, sicuramente di esperienza da parte del mister, perché è normale, tutti dobbiamo fare esperienza nella categoria, anche il mister che ha iniziato praticamente dall'anno scorso ad affacciarsi nel campionato di Serie D, dovendo lavorare poi con dei calciatori che gli vengono messi a disposizione dal direttore sportivo e dalla società, che sappiamo non ha dei budget grossi per poter acquistare giocatori di valore, per cui si deve anche fare molte volte affidamento sulla scoperta di qualche giocatore promettente, ed è questa è stata la politica che ha attuato il Manfredonia in questi ultimi anni, che politica che poi è stata ripagata anche dai risultati. Sicuramente la scelta di Vadac è una scelta, a mio avviso, condivisibile, e questo mister è stato in grado di farci divertire, perché in alcune partite, nelle partite clou, sicuramente la squadra ha dato dimostrazione che gli insegnamenti di questo mister hanno comunque portato dei frutti. E non dimentichiamoci che la rinascita di questo Manfredonia, ancora prima della partita con la Fidelis Sandri, il 3-3 in casa, aiutami se non ricordo la squadra, abbiamo fatto un 3-3 prima della Fidelis Sandria col Gallipoli, ecco, non mi veniva col Gallipoli, e già da lì il mister, grazie anche ai cambi che ha attuato e alla mentalità che ha comunque dato a questi calciatori, ha dato una scossa all'ambiente, e quindi credo che d'ora in avanti sicuramente noi vedremo un bel Manfredonia, ci farà divertire, vedremo belle partite. Benissimo, siamo in conclusione, vogliamo ricordare le partite relative al prossimo turno, che poi corrisponde alla 17ª giornata, ultima giornata di andata, si gioca il 4 gennaio, sarà una partita non semplice per il Manfredonia, si gioca contro il Taranto, a Taranto, allo Iacovone, anche se c'è quel bel ricordo della vittoria della passata stagione, una vittoria imprevedibile, imponderabile, che ha permesso al Manfredonia di portare l'intero bottino qui a casa. Sì, difatti l'anno scorso nessuno si aspettava, pare che sia andata su Rai Sat la partita, sì. Esatto, se mal non ricordo. Nessuno si aspettava che il Manfredonia potesse fare bottino pieno a Taranto l'anno scorso, nessuno se lo aspettava. Invece poi i pronostici sono fatti anche per essere smentiti poi dalla realtà fattuale, quindi dall'incontro che poi si è tenuto l'anno scorso a Taranto, laddove i calciatori con un atteggiamento tattico perfetto sono riusciti a mettere in difficoltà il Taranto e a farci gioire. Speriamo che quest'anno sia la stessa cosa, però sono molto fiducioso, perché abbiamo paradossalmente questo Manfredonia fuori casa probabilmente riesce ad esprimersi meglio rispetto in casa. E questa è la mia considerazione. Io vedo che in casa a volte il Manfredonia nel primo tempo non si esprime mai al massimo, nella ripresa dà sempre il meglio di sé, invece fuori casa a quanto pare ha un atteggiamento tattico completamente differente. Probabilmente sentono la pressione del pubblico in casa e fuori casa giocano con più tranquillità. Io spero che il Manfredonia possa esprimersi con la stessa intensità che ha espresso nella partita contro il Potenza, e quantomeno non chiudersi in difesa, quindi avere un atteggiamento tattico aperto, guardingo sì, ma non rinunciatario. E spero che con questo atteggiamento tattico il Manfredonia possa fare un risultato positivo. Andrebbe bene anche un pareggio a questo punto. Benissimo, guardiamo le gare della 17ª giornata, che sono le seguenti: Arset Labor Grottaglie Cavese, Arzanese Scafatese, Fidelis Andria
Gelbison, Gallipoli, Francavilla, Monopoli, Brindisi, Polisportiva Sarnese, Biceglie, Rosso-Blu Potenza, Puteolana, anche se Giovanni sottolineava che possiamo dire tranquillamente Potenza, sfumata la dicitura rosso-blu, ma è solo ed esclusivamente Potenza, la società che disputa la partita contro la Puteolana, San Severo contro Pomigliano e infine Taranto-Manfredonia, la gara che interessa da vicino i colori bianco-celesti. Non credo che ci sia altro da aggiungere su quello che è stato già detto. Antonio, io siamo in conclusione, non posso che ringraziarti per questa cortese presenza in trasmissione, un bello scambio di opinioni, abbiamo manifestato ovviamente attaccamento ai colori biancocelesti, ma guardando anche con attenzione, anche con fare critico quello che riguarda il Manfredonia. Per quel che riguarda te ti faccio gli auguri di buone feste, di buon anno in particolare, l'anno che verrà. Auguri anche a te, Vincenzo. Grazie. Noi, come detto, salutiamo e ringraziamo Antonio Castriotta, speriamo di averlo anche ospite per qualche altra occasione, perché, come detto, la tua è una presenza di qualità, per cui ti auguriamo di essere presente anche in qualche altra occasione. Grazie. Nel corso di questa stagione, eventualmente con il nostro Giovanni Ognissanti, per cui benissimo, avremo modo poi di interloquire anche con lui. Per quel che riguarda noi ci salutiamo, ancora grazie ad Antonio, grazie a tutti coloro che hanno seguito questo Manfredonia nel corso di questa stagione, che hanno seguito Manfredonia TV con il nostro Secondo Noi. Il saluto affettuoso, le buone feste vanno ovviamente da parte nostra a tutti coloro che seguono Manfredonia TV, anche a coloro che non seguono. Gli auguri sono ecumenici, se vogliamo, e universali. Per quel che riguarda noi, l'appuntamento invece è rivolto all'inizio dell'anno prossimo, all'indomani della gara tra il Taranto e il Manfredonia. Si gioca il 4 gennaio, per cui il 5 gennaio ci ritroveremo ancora con l'appuntamento con Secondo Noi, con l'appuntamento con la Serie D e il Manfredonia. Ancora grazie a tutti coloro che hanno seguito e il più cordiale saluto da Manfredonia TV.